promotori della manifestazione presso le istituzioni. Carlo Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz. Ecco, 40 anni di Umbria Jazz. Quali le conferme e le novità? La novità, una settimana fa eravamo a Istanbul per l'International Jazz Day. L'UNESCO ha deciso che il 30 aprile è il Jazz Day e sono stato molto sorpreso perché molta gente è venuta a farmi complimenti per il programma di quest'anno, specialmente per quello che viene considerato l'evento jazzistico dell'estate in Europa, il duo Herbie Hancock-Chick Corea, che si riuniscono raramente dal 78 a oggi, hanno fatto 3 concerti in tutto, quindi questo è l'evento, a parte tutti quelli che già conoscete. È la formula vincente, è un festival che ormai è diventato anziano insieme alla direzione artistica e anche a quelli che ci lavorano, ma comunque siamo soddisfatti visti i tempi. Le prevendite superano il 10% rispetto all'anno passato, per cui siamo soddisfatti e orgogliosi di questa manifestazione. Ecco, altri nomi se ci può svelare, oggi si presenta il programma, ecco. Ah beh, voi conoscete i nuovi concerti che sono già in prevendita, si aggiunge Stefano Bollani con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quindi sono i 10 del Santa Giuliana, poi ecco, abbiamo il Morlacchi, i concerti gratuiti, al Morlacchi abbiamo tante star, da Branford Marsalis a Michel Camillo Tomandito, Jan Garbarek, Terence Blanchard. Poi c'è anche un decentramento, per esempio quest'anno andiamo a Gubbio il 17 con la All Stars di McCoy Tyner. Ci sarà un concerto gospel alla Basilica Santa Maria degli Angeli davanti alla Porziuncola. La novità è che lo Young Jazz di Foligno partecipa con un suo programma in una nuova location che è il Palazzo della Penna, quindi largo anche ai giovani, e sta funzionando molto bene anche il Jazz Contest della Conad, 159 iscritti, quindi la giuria avrà a che fare e dovrà fare un gran lavoro per selezionare i nuovi finalisti. Quindi un festival che è anziano, però che si apre ai giovani, ecco. Anziano è il sottoscritto, i giovani ce ne sono tanti, 159 iscritti e la scadenza è a fine mese. La Grazie. Musica su tutti, il ritorno di Katie Jenner. Beh, al di là delle polemiche, la musica deve vincere su tutto e quindi è chiaro che per il quarantennale, oltre l'icona come Rollins, Jarrett doveva tornare. Allora, Presidente, si entra nell'età adulta, come lei stesso ha detto, però la formula rimane sempre quella, ecco, una formula vincente che unisce qualità, impegno finanziario, soprattutto delle istituzioni, dell'imprenditoria, ma anche, come ha sottolineato lei, del pubblico pagante. Sì, 40 anni, un grande festival che oggi parla al mondo intero, qui sono venuti i grandi jazzisti di tutto il mondo e anche l'edizione di quest'anno sarà nel segno della qualità, ma anche della presenza di grandissimi artisti, alcuni dei quali tornano dopo varie volte che hanno partecipato ad Umbria Jazz. E poi anche il successo di un festival che è diventato il veicolo della promozione e dell'immagine della cultura umbra e della cultura italiana. Siamo onorati di rappresentare anche l'Italia nell'anno italiano negli Stati Uniti e poi un grande jazz, una grande edizione di Umbria Jazz che vede lo straordinario contributo dell'imprenditoria privata, degli sponsor, ma anche degli spettatori, del pubblico pagante, che quasi fanno un terzo del budget complessivo, e anche a loro dobbiamo dire grazie. E poi le migliaia di giovani, di persone che animano la città nel corso della manifestazione, che rappresentano anche un successo dal punto di vista economico.